utenti, siamo proprio qui in cucina per quanto riguarda il primo piatto, la boscaiola. Ecco, la boscaiola si sta facendo girare, da che modo è formata? La facciamo amalgamare con fondo di cipolla, prosciutto cotto, salsiccia e funghi porcini. Quindi davvero un prodotto unico, originale, e un padellone questo, giusto? Sì. Ed ecco, viene fatto realizzare il primo piatto nelle immagini. Prego, può provare un secondo solo un assaggio. Da dove viene? Qui. Bene, bene, da Santa Tecla. Questa è spontanea l'intervista perché è stata trovata per caso praticamente. Vediamo com'è il prodotto, può provare un attimo il suo giudizio. Buonissimo. Oh, di fronte a un altro chef che sta presentando che tipo di prodotto? Lo scarpariello. Ecco, lo scarpariello, che è un prodotto realizzato con paccheri, basilico, pomodoro, nostrano, olio e aglio, basilico già detto. Ed ecco il piatto, vediamo qui il visitatore che assaggia praticamente lo scarpariello. Vediamo com'è il prodotto, prego. Beh, vediamo. È uno spettacolo. Ecco, complimenti, ma dove viene? Da Salerno. Questo è lo stand di arrosticini di pecora, nelle immagini vedete il fumo, il profumo soprattutto che si sente degli arrosticini di pecora, nelle immagini gli arrosticini vengono arrostiti alla brace, vedete, uno dei prodotti unici originali ed è un metodo antichissimo questo degli arrosticini. Utenti, qui invece siamo alla braceria, pubblico delle grandi occasioni, come si evince dalle immagini, qui si cuoce l'arrosto di trezzi di carne, ossia carne di maiale, salsiccia di maiale, precotto di vitello. Ecco le immagini, che questo è il primo piatto nelle immagini che viene presentato, l'entrecò, il trezzi di carne. Quindi qui viene presentata la mammellona ripiena, ossia la mozzarella all'interno, la parmigiana di melanzana nelle immagini. Ecco carissimi utenti, qui siamo di fronte al tagliere nelle immagini. Il tagliere nelle immagini, abbiamo prosciutto crudo, pancetta, peperoni imbottito, insalata, formaggi, capicollo e pane. Inoltre viene presentato un prodotto unico, proprio originale, il mascotto con pomodoro e bocconcini. Siamo alla seconda postazione del caciocavallo impiccato, vedete come avviene. Il prodotto del caciocavallo viene spalmato su una bruschetta ed ecco che è pronto per far assaggiare al visitatore. La tartufata, vediamo, può provare un secondo, un attimo, vedete dal vivo in questo momento il prodotto è già cotto. Com'è il prodotto, prego? Buonissimo. Da dove viene, prego? Da Cava dei Tirreni. Utenti, questo è lo stand, vedete quantissimi visitatori per quanto riguarda il panino con la porchetta. Nelle immagini lo stand è pronto per offrire il panino con la porchetta ai visitatori. Questi utenti, questa è la porchetta che sta arrostendo in questo momento, porchetta alla brace, viene fatta girare e, carissimi utenti, vedete, panino con la porchetta è già pronto per farlo gustare. Carissimi utenti, questo è un altro stand, panina con salsiccia e friarelli. Nelle immagini, ecco la lunga fila, come si evince dalle immagini, il panino con hamburger e patatine, nelle immagini è già pronto. Ecco carissimi utenti, il panino con salsiccia e patatina. Utenti, qui siamo allo stand della pizza fritta, nelle immagini, che si sta friggendo in questo momento. Ecco, vedete, si realizzano con una pasta, la pasta nelle immagini. Ecco, vedete l'impasto e adesso viene inserita, fa un volo per essere in pratica inserita nella friggitrice, è già pronta. Senti nelle immagini la pasta che viene inserita all'interno, prego. Ecco, vedete benissimo, e quindi abbiamo una pizza fritta. Utenti, siamo qui alla postazione del vino ed ecco che in questo momento la visitatrice, proveniente da dove, prego? Da Salerno. Bene, bene, una scelta impeccabile questa. Vediamo un attimo il vino di Coralluzzo, vino e percoche, come si evince dalle immagini, e così avviene in pratica. Facciamo vedere il vino, ecco, il vino è rosso, liscio e secco, quindi molto bevibile, amabile, un vino amabile. Vediamo la visitatrice, sono qui dei giovani, ecco, vediamo la visitatrice proveniente da Salerno, prego, può assaggiare un attimo vino e percoche, com'è il prodotto, un prodotto unico. Prego, proviamo anche la percoca. Riesce? Prego. Beh, alla fine, quale giudizio?
È ottimo, è buono, buono. E cosa ne pensa, come mai è venuto qui alla notte dei briganti di Santa Tecla? Mi è stata consigliata dicendo che era una bella sagra, c'erano... Ottimo l'approccio. Sì, sì. Tutti siamo qui per lo stand Fragolata da Cerno. Ecco nelle immagini, c'è già un visitatore, ecco la Fragolata da Cerno nelle immagini. Proviamo un attimo il prodotto, gentilmente, possiamo un attimo la Fragolata da Cerno. Questa Fragolata da Cerno in che cosa consiste? Allora, consiste in fragoline di bosco, zucchero, limone e liquore di strega. Giustamente le fragoline di bosco sono di Acerno. Nelle immagini, prego il visitatore, vediamo com'è il prodotto. Beh, com'è il prodotto? È buono. Ecco, dove viene? Senti, siamo qui allo stand dei dolci, dove si presenta sia le sfogliatelle che il cannolo siciliano. Nelle immagini, le sfogliatelle. Già un visitatore, prego, una visitatrice, può assaggiare un attimo la sfogliatella. Vediamo com'è il prodotto. Ecco, nelle immagini, prego. Buono. Ecco, lei da dove viene? Da Salerno. Messi utenti, ecco la vetrina del cannolo siciliano, davvero un prodotto unico, originale, che viene presentato qui alla Notte dei Briganti di Santa Tecla. Di dov'è? Io sono di Santa Tecla, il prodotto di Acerno. Mio... Siamo qui a Fiocco di Neve Poppilla. Fiocco di Neve Poppilla, che presenta un fiocco di neve, ecco nelle immagini una brioche, al cui interno c'è la ricotta bianca, per questo motivo viene definito Fiocco di Neve. Carissimi utenti, questo è lo stand dedicato alla distribuzione delle bibite. Ci sono tantissime bibite, soprattutto le birre vanno praticamente a ruba. Siamo qui con una giovane visitatrice, sta gustando la birra. Che tipo di birra? È una Peroni rossa. Bene, da dove vieni? Da Salerno. Come mai questa scelta di venire qui a Santa Tecla? Ma per passare un Ferragosto diverso. Ecco, proviamo un attimo la birra, prego. Ecco, com'è questa birra? Buonissima. Grazie. E si stanno spillando le birre. Il visitatore proveniente da dove, prego? Io da Pagani. Da Pagani, da Pagani, prego, prego. Da Pagani, prego, puoi bere come questa birra? Ottima. Ecco, come mai questa scelta? Della birra? È perché è una serata fresca, insomma, in compagnia, c'è tanta gente e si mangia bene. E i paccheri come sono stati? Buonissimi. Buoni, vero? Ecco, lei da dove viene? Benissimo, abbiamo altri visitatori, si sta gustando appunto i paccheri nelle immagini. Come sono stati questi paccheri? Ottimi, eccezionali. Stanno provando gli arrosticini di pecora. Com'è il prodotto? Ottimo, grazie. Ecco, da dove viene? Sono del Po'. Bene, bene. Abbiamo altre visitatrici nelle immagini. Ecco, i paccheri come sono stati? Ottimi. Ecco, per lei, mi scusi. Buonissimi. Com'è stato il tagliere? Buono, buono. Tantissimi utenti si stanno gustando tantissimi prodotti in questo tavolo. Come sono stati i paccheri? I paccheri buoni. Ecco, abbiamo inoltre anche la mammellona, sarebbe la mozzarella ripiena con parmigiano di melanzana. Com'è stato il prodotto? Ottimo. Per lei, signora, prego. Tutto buono. Ecco, invece abbiamo mascotto con bocconcino. Com'è il prodotto? Buonissimo. Bene, bene, abbiamo... Salve, salve, buonasera. Com'è stato il prodotto della mammellona ripiena? Ottimo, ottimo, buonasera. Ecco, ma davvero tutti i prodotti sono eccezionali. Intanto vedete la visitatrice, com'è il prodotto dei paccheri, prego? Ottimo. Bene, un'altra visitatrice, salve, com'è stato il prodotto? Buonissimo. Ecco, invece i visitatori hanno assaggiato il vino nelle immagini. Ecco, appunto, com'è stato il vino? Puoi vederlo tu stesso. È stato tutto quanto consumato, quindi alla fine l'hai approvato. Com'è stato il tagliere? Ottimo, dei prodotti. Benissimo, è davvero eccezionale il prodotto. Ci sono tanti visitatori qui nelle immagini che stanno gustando. Com'è stato il tagliere, signora? Ottimo, grazie. Ecco, si stanno provando ancora il tagliere. Com'è stato il tagliere? Sembra buono. Bene, bene, per lei, mi scusi? Buono. Ecco, invece c'è chi prova praticamente. Alla fine com'è stata la boscaiola? Buona, buona, ottima. Sarebbe fermata da Fusilli Rompicapo. Sì. È molto buona, insomma, alla fine. Per lei, mi scusi, il mascotto con pomodoro. Sì, sì. Buonissima, buonissima. Bella. Bene, bene. Tutto buono. Sera. La sera ha provato il mascotto con pomodoro e bocconcino. Com'è stato il prodotto? Buonissimo, la verità, proprio buono. Ecco, lei ha provato invece la mammellona ripiena. Com'è stato il prodotto? No, buono, ottimo. Per lei lo stesso, vero? Sì, sì, ottimo. Benissimo, tutto ottimo, come si evince dalle immagini, tanti visitatori
che stanno continuando a costare i prodotti. Com'è stato alla fine il mascotto di pomodoro? Buonissimo. Very very good, very beautiful. Ok, thank you very much. Un visitatore che sta provando il panino con la porchetta, com'è il prodotto? Lo assaggia, vedete nelle immagini, com'è il prodotto? È molto buono, direi. Eccezionale. Molto eccezionale. Qui un altro visitatore, mascotto con pomodoro, com'è il prodotto? Ottimo, tutti i prodotti sono di buona qualità. Ho mangiato un fusillo, com'era? Fusillo? Non mi ricordo, comunque fusillo. Rompicapo. Rompicapo. Ottimo, veramente. Siamo presso un tavolo, vedete tantissimi prodotti, come si evince dalle immagini, dal cosciocavallo impiccato con salsa tartufata, abbiamo anche la mammellona ripiena. Ecco il, vediamo, proviamo, prego, può provare. Sono qui con un tavolo molto vivace nelle immagini, si sta bevendo vino e per coca. Com'è il prodotto? Ottimo, ottimo. Ecco, invece si sta provando il tagliere di carne. Il tagliere di carne, davvero buono? È buono, è buono. Per lei mi scusi un attimo. Buono. Vedete, si mangia molto bene il tagliere con pomodoro. Com'è il prodotto? Buonissimo, buonissimo. Qual è la tua impressione qui a Santa Tecla? Veramente una bella organizzazione. Grazie. Abbiamo qui un altro tavolo nelle immagini, vedete nelle immagini, un prodotto unico, quello del tagliere, come si può evincere dalle immagini. Alla fine, com'è il prodotto? Il prodotto è ottimo di qualità, ma è stato bravissimo nella cottura. Ecco, vino e per coca, com'è il prodotto? Il vino è buono, lei deve... Il caciocavallo impiccato, possiamo assaggiarlo un attimo, prego. Prego, possiamo assaggiarlo, prego. Com'è il prodotto? Buono. Perfetto. Abbiamo un tavolo molto serio nelle immagini, si sta gustando di tutto e di più. Ciao. Ecco, panino con broccoli e salsiccia. Com'è il prodotto? Buono. Ecco, grazie, molto gentile. Il tagliere com'è stato? Ottimo. Bene, lei, voi da dove venite? Santa Tecla. Alla fine, cosa ne pensi di questo evento? Oh, bellissima serata, ottimo cibo, bella musica. Molto. Sta freschi? Sta bene, sì. Ecco, si sta bene qui. Tantissimo, freschi tantissimo. Ecco, possiamo assaggiare un attimo vino con per coca, prego. Me lo avete davanti? Prego, il vino, assaggiamo il vino un attimo. Com'è il prodotto, prego? Preghiamo, prego. Molto, molto buono. Per lei? Buonissimo, ottimo. Per lei? Ottimo, ottimo, tutto buono. Ho un altro tavolo, molto serio nelle immagini. Com'è il panino con salsiccia e broccoli? Buono, si può mangiare. Oh, qui si continuano a sfornare bruschette con caciocavallo impiccato. Com'è alla fine il caciocavallo impiccato? Buonissimo. Ecco, lei da dove viene? Io, da Montecorvino Pugliano. Bene, per lei com'è stato il prodotto? Eccellente, l'organizzazione li conosciamo, quindi sappiamo che vanno sulla qualità, indubbiamente. Come è stato il prodotto? Qui è la prima volta di vacanzione, mi gustò molto il prodotto, la fiesta anche. E tomo con mia mujer di vacanzione, penso che regresiamo otra vez lo prossimo anno, in agosto anche. Siamo qui in un altro tavolo molto giovanile, salve. Ciao. Alla fine cosa avete provato? Abbiamo provato praticamente tutto. Com'è stato il giudizio finale? Ma possiamo dare 10? Vabbè, giudizio che più che il voto. Tutto molto buono, tutto molto buono. Da dove venite voi? Da Salerno. Perfetto, per lei? Complimenti, complimenti veramente. Abbiamo mangiato la braceria, che diciamo sono vari pezzi di carne veramente a livello, un livello altissimo. Complimenti. E poi devo dire gentilezza ed educazione, anche perché ci sono tante persone, quindi non è facile gestire la vendita poi a tante persone. Bravi, bravi veramente. Ecco, invece, indipendentemente dai prodotti, com'è stata l'impressione, l'impatto con l'ambiente? Ottimo, ottimo. È trovata bene? Benissimo, sì. E com'è stato appunto l'impatto con la location? Molto bella, soprattutto si sta freschi rispetto a Salerno, che invece fa caldo. Sì, prego. Buonissimo. Buonissimo. Per lei? Non ancora assaggiata. Vai, vai.
squisito. Buonasera, ecco, qui si sta gustando il crist di carne, com'è il prodotto? Ottimo, buonissimo. Ecco, per lei signora, prego. Com'è il prodotto? Buonissimo, buonissimo. Qui si sta gustando il tagliere, com'è il prodotto? Buonissimo, ottimo. Per lei? Paradiso. Gustando qui il mascotto con pomodoro, com'è il prodotto? Buono, ottimo, anche questo. Il nuovo mascotto con pomodoro. Buonissimo, consigliato. E invece te la bruschetta con pomodoro, com'è il prodotto? Buonissimo, veramente. Ok, si sta provando il crist di carne, com'è il prodotto? Ottimo, è cucinato benissimo, complimenti. Gli utenti qui si sta... No, ma la signora... Allora, lei ha gustato il piatto dei fusilli rompicapo, com'è il prodotto? Buono, buono. Ecco. Lei invece è ottimo, vero? Tutto buono. Per lei com'è il piatto? Devo dire ottimo lavoro, perché veramente siete organizzati benissimo e i piatti sono veramente freschi, fatti bene. Faccio i miei complimenti a tutti. Ok, sono qui con un altro visitatore, Trist di Cani, come sta il prodotto? Buonissimo, avevo anche cenato a casa, quindi due volte voglia. Senti, ecco le immagini, ciao! Come stai? Tutto bene? C'è il trigliere di carne, nelle immagini, cioè sarebbe salsiccia, costatella di maiale e carne di vitello. Alla fine com'è il prodotto? Scusami. Ho sbagliato. Chiedo scusa, un attimo. Com'è il prodotto? È buonissimo, perfetto. Grazie. Ah, ecco, c'è tu. Ciao. Allora, perfetto, continuiamo.